bande per 70 anni di reclusione sono state richieste dalla Procura di Locri al termine della requisitoria del processo Senia, relativo al modello di integrazione diffusa che ha operato Ariace. La pena più elevata, a 7 anni e 11 mesi di reclusione, è toccata all'ex sindaco di Ariace, Mimmo Lucano. Nel corso della requisitoria, il capo della Procura di Locri, Luigi D'Alessio, ha evidenziato che l'inchiesta non ha riguardato aspetti politici, ma aspetti di mala gestione dei finanziamenti pubblici destinati ai progetti di accoglienza umanitari. Il procuratore D'Alessio ha detto: auspico che un giorno Riace possa tornare al centro del mondo con un'esperienza di accoglienza nei crismi della legalità, viceversa Riace rimarrebbe solo il vento. Sono intervenuti anche i sostituti procuratori Michele Parmonian per la parte più corposa dei vari capi di imputazione e Marzia Currao, che ha evidenziato i principi di diritto relativi alle accuse mosse nei confronti dei vari imputati. Hanno concluso anche le parti civili, Ministero dell'Interno, che ha chiesto 10 milioni di euro di risarcimento, e la SIAE. Il Tribunale di Locri, presieduto dal dottore Fulvio Accurso, ha rinviato il processo al prossimo 24 maggio per le discussioni delle difese. Intanto, i difensori di Mimmo Lucano, gli avvocati Giuliano Pisapia e Andrea D'Acqua, hanno dichiarato: riteniamo che le conclusioni del PM non si commentano ma si ascoltano per poi replicare quando la difesa prenderà la parola. Non condividiamo dunque le argomentazioni e conclusioni della pubblica accusa, che contesteremo sulla base di quanto è emerso anche documentalmente nel corso del dibattimento.